una città blindata quella che si è svegliata questa mattina con la maratona ad Annunziana, con oltre 1000 podisti ai nastri di partenza. Una Pescara che ha visto per gran parte della giornata molte delle strade del centro cittadino chiuse per la prestigiosa competizione podistica, che ormai è diventata un classico, con i pedoni padroni della città e con i cittadini che ormai si sono abituati alle domeniche con lo stop al traffico e accolgono con meno patemi rispetto al passato le restrizioni che costano in realtà qualche problema di mobilità. Mi trovo a misura giusta per camminare, per passeggiare, per andare in bici, è perfetto. È giusto bloccare la città così, oggi città blindata? Beh, io vengo, l'ho trovato, ho avuto problemi a uscire in macchina, però lo capisco. Vale la pena. È giusto dare spazio pure a sta gente che fa sport, che corre, tutto. Per un giorno non ci provoca grandi disagi. Spazio anche ai pattinatori fitness che hanno anticipato nella partenza gli atleti delle gare podistiche. Una competizione in cui i risultati sembrano essere la cosa meno importante, entrata nell'anima della città veloce, felice di tornare in marcia dopo i giorni più bui della pandemia. Una grandissima giornata di sport, di festa, e poi la città di Pescara, i pescaresi stanno crescendo perché rispondono alla grande. Se 20 anni fa si incavolavano, adesso sono nei margini della strada ad applaudire. Poi la città di mare con il sole è tutto dire, è tutto, molti vengono proprio da fuori proprio per questa occasione. Che poter unire le due cose, vedere le bellezze di Pescara, la natura, il mare, e poi, perché no, fare una bella gara di maratona completamente piatta.